Un grande campione insieme al fratello e all'amico di sempre hanno deciso di ripartire dal vecchio amore, da un qualcosa che è sempre stato nel DNA di Michele Bartoli, del fratello Mauro, dell'amico Roberto Cecchi, e questa nuova realtà speriamo che possa durare nel tempo. Intanto c'è Cecchi Junior che con grande passione appunto sta portando avanti il ciclocross, l'ho sempre fatto sin dalle categorie giovanili, non poteva mancare certo a Lecce, anche perché è il campione toscano in carica Under 23 di specialità. Cecchi Senior e Junior al lavoro, mai mollare il ciclocross come insegna il maestro Michele Bartoli, che è stato campione toscano. Tu oggi hai una bella responsabilità perché rappresenti la nostra regione in una gara chiaramente difficile, perché ci sono tanti protagonisti, però l'importante è fare l'attività che hai sempre fatto. Più che responsabilità, per me insomma è un onore prima di tutto sempre rappresentare la Toscana, ma oggi tanto di più con la maglia di Michele, il nome e il suo nome. Insomma è un italiano, quindi la qualità è al massimo. Vedremo di fare il possibile, la forma dai, bisogna dire che c'è, la gamba c'è, però sai, nel cross tutto può succedere, è un'incognita dal primo all'ultimo giro, quindi insomma si starà un pochino a vedere fino all'ultimo, però non si mollerà mai. Tanti sacrifici anche quest'anno, perché adesso stiamo arrivando verso la conclusione, tanti chilometri per cercare le gare, tanto divertimento anche però. Sì, naturalmente quest'anno è stato più complicato perché gare in Toscana, c'è stato solo il campionato toscano appunto, e quindi tutte le domeniche eravamo a fare tanti chilometri in macchina, tanti soldi spesi anche per le trasferte, quindi è stato un impegno per tutti. Naturalmente c'è stato l'appoggio della squadra, della società, di Michele, di Mauro, e soprattutto ci siamo divertiti con gli altri ragazzi, quindi questo è l'importante. È stata comunque una bellissima stagione, tutte gare di alto livello, di altissimo livello, e quindi siamo divertiti, quello è l'importante. Parti già con un vantaggio anche per la stagione che comincerà speriamo a fine febbraio, perché fare questa attività è molto importante, e appunto Michele insegna, perché Michele è stato anche campione toscano nel ciclocross, quindi vuol dire che questa multidisciplina che hai sempre fatto te la ritroverai. Certo, su strada parto già diciamo avvantaggiato, perché sì, mi sono fermato, però comunque è stata un'attività che dà molti vantaggi, non solo sotto l'aspetto della guida della bicicletta, ma anche sotto l'aspetto di grandi sforzi, perché alla fine si corre un'ora e un'ora siamo sempre al limite delle nostre possibilità, siamo sempre a tutta. E quindi sono convinto che anche su strada avrà dei vantaggi tutta questa attività. Avendo dietro persone come Michele e come Mauro, naturalmente è un grandissimo vantaggio, un grandissimo privilegio che forse al momento non mi rendo conto anch'io della fortuna che ho, avere persone dietro che mi possono consigliare come loro, e spero di continuare questo rapporto il più lungo possibile con loro, perché davvero mi danno non una ma due o tre marce in più rispetto, penso, a tutti quegli altri sotto diversi aspetti. Allora, sono qui a lavorare per te, hai un bello staff. Sì, certo, e la squadra nel cross è fondamentale, perché appunto la bicicletta deve essere sempre al top, tutte le domeniche sono percorsi diversi dove il mezzo cambia sia nelle pressioni delle gomme, nei rapporti, nelle gemme, in tutto e per tutto, quindi è fondamentale. Poi oggi non so, forse anche oggi, ma spesso bisogna lavorare box per cambiare biciclette e lavarle, è un lavoro molto frenetico, difficile, quindi è una parte nascosta delle corse che comunque va sempre, è fondamentale, va sempre ricordata, perché appunto fanno un lavoro importantissimo. Divertiti, perché oggi è vero ciclocross con il fango. Certo, oggi è vero ciclocross, ma aspettavo un percorso un po' diverso, in realtà sembra molto impegnativo, soprattutto a livello di tecnica, perché ci sono molte curve impegnative, tecniche, e salite, non ci sono grandi salite, però insomma il fondo è molto bagnato, molto sconnesso, quindi sarà da guidare e da divertirsi. Allora, vado dallo staff, ragazzi, una battuta al volo, poi vi lascio fare. Allora Maurino, anche tu sei sempre stato un interprete, ti è sempre piaciuto il ciclocross, giusto così? Sì, giusto così, abbiamo deciso di fare questa squadra per creare un settore giovanile, quindi cerchiamo un altro anno di portare ancora più avanti questo progetto. Noi veniamo, la nostra famiglia viene dal cross, quindi sia Michele che io abbiamo fatto, mio cugino, abbiamo fatto livelli buoni nel cross, quindi cerchiamo di andare avanti. Ora sistemiamo la bicicletta a Filippo.
Roberto, una battuta anche con te. No, non potevate mancare a Lecce? No, no, abbiamo fatto anche questa trasferta dopo tutte quelle altre fatte tutta la stagione per tutta Italia. Purtroppo è stata una stagione un po' disastrata, ma fortunata perché siamo riusciti a fare un po' d'attività, perlomeno i ragazzi l'hanno fatta. E niente, siamo contenti, vediamo come va oggi. Comunque va, sarà sempre stato un successo perché abbiamo portato dei ragazzini a fare delle attività, grazie a Michele, Alessandra, Mauro, delle attività importanti che sicuramente gli serviranno per il futuro. Per la cronaca, ha vinto anche bene questo promettente ragazzo, figlio d'arte, Filippo Fontana, niente a che vedere con Marco Aurelio Fontana, il papà è stato uno bravo tanti anni fa e il figlio sta ripercorrendo bene le orme appunto del genitore, under 23, Filippo Fontana, campione italiano, Cecchi Junior nei 20 in una gara, dobbiamo dire, molto difficile.